Se passiamo ora al punto 5, mozione 191, criticità riguardante il nuovo canale scolmatore denominato Via d'Acqua Expo dal canale Villoresi attraverso il sito Expo fino al Naviglio Grande, attraversando tutta la fascia dei parchi ovest di Milano. Primo firmatario il consigliere Buffagni, che ha facoltà di illustrarne il contenuto. Grazie Presidente. Beh, in questa mozione noi andiamo a toccare un tema alla maggioranza molto caro e non soltanto alla maggioranza di questa regione, ma evidentemente anche alla maggioranza del comune di Milano. Quindi stiamo parlando di un tema trasversale tra destra e sinistra, che insomma su questi temi sono sempre disallineati col Movimento 5 Stelle. Qui si tratta di un'opera che originariamente era stata inserita nel dossier di candidatura di Milano per l'Expo come un'opera. Un canale navigabile che potesse collegare il sito espositivo fino al Parco Agricolo Sud, cioè una cosa esagerata, una cosa per ridare valore al Naviglio Grande. Bene, noi oggi sappiamo che la situazione è ben lontana da questo che era stato paventato. Partiamo da un'analisi oggettiva. Questo canale navigabile non è navigabile. Partiamo da questo presupposto. Ci sono dei punti nei quali il canale ha l'acqua per 50 centimetri, quindi io non so che cosa ci possa navigare lì dentro, probabilmente le barchette o elettriche o qualcosa di simile, perché oggettivamente in acqua non c'è nulla. Premesso questo, è un'opera che a detta dell'amministratore unico Sala non sarà mai finita in tempo per l'esposizione universale. Quindi non è una boutade del Movimento 5 Stelle, ma è una dichiarazione dell'amministratore unico. Quest'opera, tra l'altro, nella sua realizzazione ha trovato, diciamo, la contrarietà dei cittadini, soprattutto nella parte della città di Milano, perché si andavano a distruggere dei parchi. Anche su questo tema io ci tengo a informare l'Aula, prima che poi riceva io delle risposte da parte delle altre forze politiche che non c'entrano nulla col tema di cui stiamo parlando, che per far passare questo canale all'interno dei parchi non si è pensato di fare un lavoro per andare a fare la bonifica di quei parchi e realizzare l'opera, no. Siccome sono dei parchi e per fare la bonifica bisognava fare degli interventi importanti, noi cosa abbiamo deciso? Grazie a Expo, abbiamo declassato l'area, trasformando quell'area che sono verdi in aree industriali, in modo tale che si potevano fare molte bonifiche in meno. Quindi stiamo truccando a nostra volta i dati per non rispettare le regole che noi stessi ci siamo dati. Questi sono i famosi poteri che sono stati dati al commissario, quindi ditemi voi se è una cosa intelligente, dato che non si va assolutamente a tutelare gli interessi dei cittadini. Per chi fosse interessato, noi qua abbiamo anche la tabella da darvi, perché insomma non è una scelta nostra, sono dati oggettivi che derivano dal comune di Milano. Quindi, arrivati a questo punto, noi sappiamo benissimo che l'opera non si potrà fare. Regione Lombardia, con la nostra interrogazione, aveva dichiarato che Regione Lombardia ritiene fondamentale la ricerca e la definizione di soluzioni migliorative in fase esecutiva, valorizzando la partecipazione attiva del territorio nel rispetto della realizzazione complessiva del progetto in tempo utile per il grande evento espositivo. Balle. Balle perché ovviamente Regione Lombardia non si è premurata minimamente di coinvolgere i territori, era stata promessa da parte del Comune di Milano, di Expo, un piano alternativo per cercare di mediare una posizione con i comitati che erano ben disponibili a farlo, ovviamente non è mai arrivata questa opzione, anzi. Si fa finta di niente e si va avanti, perché ricordiamoci che a fare i lavori di questa via d'acqua è la Maltauro, società che è balzata agli onori della cronaca per l'arresto del suo presidente che ha già ammesso che ha pagato delle tangenti per avere delle opere. Il sottosegretario Sala mi aveva detto sì, beh, ma lui ha ammesso delle tangenti non per le vie d'acqua, beh, del resto un'azienda che ha il presidente che ammette che per fare i lavori dell'Expo ha pagato le tangenti, sulle vie d'acqua noi non lo pensiamo assolutamente. Bene. Cosa succede? Non riusciamo a bloccarlo, ne avevamo chiesto anche per tramite di Cantone di bloccare questa assegnazione, rifare il bando di gara, darla a un'azienda onesta. Ovviamente fare questa operazione cosa vuol dire? Vuol dire bloccare l'opera. Bene, cosa succede? A questo punto, siccome non potrà essere finita, cosa si è deciso di fare? Siccome non si può lasciare senza una sorta di canale scolmatore l'area Expo, altrimenti si trasforma in un lago. Ricordiamoci che le vie d'acqua a Milano cioè il sindaco Pisapia e chi l'ha preceduto è già riuscito a farle, perché ricordiamoci cos'è successo col Seveso, non più tardi di qualche mese fa d'estate, abbiamo allagato la città. Bene, cosa si pensa di fare? Bisogna portare l'acqua che è del canale di Expo, lo si vuole portare nell'Olona. Bene, per fare questo è necessario passare attraverso l'ex cava di Via Quarenghi, che è notoriamente inquinata da sostanze nocive,
E quindi invece di partire con la bonifica si stanno effettuando altri lavori a valle dell'ex cava che praticamente senza fare la bonifica in quel tratto risultano totalmente inutili. Allora noi con questa mozione vogliamo che venga assolutamente preso l'impegno da parte di Regione Lombardia di bloccare quest'opera, anche perché sono soldi buttati, dati in mano a un'azienda che è evidentemente corruttrice perché lo ha ammesso davanti ai pubblici ministeri, e andiamo a far risparmiare dei soldi ai cittadini. Noi ci lamentiamo di spending review, Cottarelli adesso sta facendo tutti i suoi piani e le sue relazioni, Renzi dovrà trovare 20 miliardi, bene, partiamo dal risparmiare quei soldi che sono assolutamente inutili e da sprecare. Lì si parla di soldi pubblici, quasi 50 milioni di euro, bene, facciamo un canale scolmatore facendo i lavori che devono essere fatti, quindi bonificando, cosa che invece non si sta facendo, chiudiamo quest'opera perché altrimenti ce la portiamo avanti da qui per i prossimi 5 anni, perché sicuramente, e ribadiamo sicuramente, non verranno finite a detta dell'amministratore. Evitiamo di far fare la figura dei cioccolatai all'Italia, dato che il BIE sicuramente non apprezzerà questo lavoro, perlomeno risparmiamo dei soldi, sono soldi nostri, sono soldi dei contribuenti, sono soldi dei cittadini italiani che potremmo usarli per tutta un'altra serie di temi, a partire dal supporto alle aziende per poter dare lavoro alle persone, che è il tema sul quale battono costantemente i cittadini. Quindi, Presidente, la nostra richiesta è semplice: chiedere di condividere con quest'Aula il blocco di quest'opera, perché per favore i soldi sono dei cittadini. Riteniamo che sia la forza di maggioranza sia le forze di opposizione debbano prendere una posizione importante, dimostrando che danno seguito agli impegni che prendono con i cittadini dei comitati, dicendo sì, avete ragione, dobbiamo bloccare, dobbiamo evitare lo spreco, e poi ovviamente nei palazzi istituzionali dove si prendono le decisioni si fa finta di niente. Ricordo anche che il Presidente Maroni ha dichiarato che non bisognava fermarsi per ascoltare 4 cittadini, quando in verità da noi a verbale ha detto esattamente il contrario. Quindi prendiamo una linea unica, risparmiamo dei soldi pubblici e dimostriamo una volta di essere un'istituzione seria. Grazie. La ringrazio, consigliere Buffagni. Io per ora ho 4 iscritti in discussione generale. Al termine dell'intervento del consigliere Tizzoni, che sarà il primo ad intervenire, chiuderò l'iscrizione appunto per il dibattito generale di questa mozione. Lascio quindi la parola al consigliere Tizzoni per la lista Maroni. Prego. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, l'argomento in discussione in questa prima mozione del post ferie e prima mozione di questa seduta mi sta particolarmente a cuore, non solo perché sono da sempre un expo convinto, ma anche perché le vie d'acqua in parte, come del resto il sito dell'esposizione universale, si terranno nella città dove sono nato e dove attualmente risiedo. Quello delle vie d'acqua è un tema molto articolato, complesso, che non può essere trattato in pochi minuti, ma sicuramente è un tema importante e, consentitemi, vitale per la buona riuscita dell'esposizione universale. Utilizzare l'acqua come abbellimento scenico del sito è fondamentale per la riuscita e per il gradimento visivo e architettonico dello stesso. In molte città europee e oltreoceano, da molti anni e per la maggior parte delle grandi opere pubbliche si utilizza l'acqua. Ma l'acqua, per poterla ammirare, utilizzare e far defluire, ha bisogno di canali che la portino al sito e di canali che la portino via dal sito. È ragionevole ipotizzare che la realizzazione di questi canali venga divisa o splittata in 2 tempi diversi. Questo al fine di garantire un corretto svolgimento dell'Expo 2015. Sicuramente si completerà il canale che da nord, dal Villo Resi, porterà acqua al sito entro marzo e aprile, e probabilmente si potrebbe ultimare, dopo l'evento universale, il canale che porterà via e dunque a sud l'acqua fino alla Darsena di Milano. Come ben tutti sappiamo, l'attuale amministrazione del Comune di Milano sta decidendo in queste ore il da farsi. Si parla di un piano B che permetterebbe di sbloccare definitivamente i cantieri. Un piano B che dovrebbe impattare molto meno sul territorio milanese, interrando il corso del canale medesimo. Personalmente avrei preferito, e preferiremo, fosse stato mantenuto il progetto originario, seppur ben più costoso e difficile da realizzare, che prevedeva veri e propri canali navigabili di collegamento dal sito fino ai Navigli. Ma è inutile piangere sull'atto versato, e a distanza di pochi mesi dall'inaugurazione del polo espositivo è importante che almeno l'acqua al sito venga portata e garantita. La diatriba fra Comune di Milano, Società Expo e Comitati No Canal deve però in questi giorni terminare. Bisogna tutti concentrarci, colleghi consiglieri, da ora in poi, cittadini compresi, ad aiutare, sostenere, promuovere l'evento il più possibile e con tutti i mezzi possibili a disposizione. Dobbiamo recuperare il tempo perso.
L'Expo è veramente sempre di più il volano che potrebbe, l'unico volano che potrebbe, se ben organizzato e strutturato, dare a Milano e alla Lombardia quella scossa positiva per far ripartire importanti settori della nostra economia. Penso al turismo innanzitutto, al commercio, alla cultura e all'agricoltura. Il dire semplicemente no ai canali non fa parte del nostro DNA, non fa parte del nostro modus operandi. Concludo il mio breve intervento con la speranza che presto il Comune di Milano estragga dal cilindro una soluzione che possa rispettare e salvaguardare l'evento e naturalmente, se possibile, i parchi cittadini che il canale attraverserà. Avanti tutti, avanti tutta verso l'Expo 2015. Grazie. Ringrazio il consigliere Tizzoni, chiudo quindi gli iscritti per l'intervento nel dibattito generale e lascio la parola al consigliere Barzaghi, che ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma noi riteniamo che questa sia una mozione tardiva e non completamente aggiornata rispetto a quelle che sembrano essere le decisioni che verranno prese in materia. Tardiva perché chiedere adesso che il progetto Via d'Acqua non sia realizzato nella sua interezza a qualche mese dall'apertura di Expo ci sembra davvero un po' eccessivo. Cioè, ormai ritengo sia davvero, come diceva il consigliere Tizzoni, una pura questione idraulica. Cioè, se l'acqua viene immessa in un bacino, poi deve essere previsto anche il deflusso di questo bacino. Non aggiornata perché la mozione fa riferimento ancora ad un progetto originario che invece è stato largamente modificato, sarà largamente modificato in seguito proprio alle sollecitazioni popolari e agli interventi degli ambientalisti. Il progetto Vie d'Acqua, che era un po' la parte integrante del dossier di candidatura di Expo 2015, è probabilmente uno dei motivi che hanno fatto prevalere Milano sulle altre città. Era in sé una buona idea, perché prevedeva di ricucire il legame storico di Milano con l'acqua, di rilanciare il ruolo strategico delle cascine dell'agricoltura milanese, di potenziare e valorizzare il sistema dei parchi e di favorire la mobilità dolce. Quindi nell'intenzione non c'era solamente la realizzazione di opere necessarie ad assicurare il regolare approvvigionamento idrico del sito Expo attraverso la tratta appunto da nord a sud della Via d'Acqua, ma anche interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e anche interventi di recupero agroambientale. Ecco, parlare di destra e di sinistra per questi argomenti non è significativo. Destra e sinistra non c'entrano niente, c'entra il buon senso a questo punto, mi viene da dire, insomma. Dicevo prima, ormai è una regola idraulica, se l'acqua viene immessa deve essere anche previsto il suo deflusso. E allora perché pensare di disperdere quest'acqua in falda o di convogliarla in uno scolmatore, come mi pare però si debba fare durante il periodo di Expo, perché ormai i lavori non potranno essere fatti per tempo. Ecco, io ritengo che questo, necessario per il periodo di Expo, sia uno spreco, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ambientale. E quindi è meglio davvero pensare di incanalare l'acqua e darle una funzione, darle la funzione irrigua che aveva all'inizio per le aree agricole del parco della zona sud-ovest di Milano. Necessita circa, ho letto da qualche parte, di 8 metri cubi al secondo, e la necessità, la richiesta di queste aree, e il canale avrebbe la portata di 2 metri cubi al secondo, quindi potrebbe contribuire. Come far defluire l'acqua? Mi pare di capire attraverso il solito tubo, di cui purtroppo è pieno il sottosuolo di Milano, ma pare che questa sia appunto la soluzione individuata in seguito alla contestazione dei comitati dei cittadini e al blocco dei cantieri,
i cittadini erano preoccupati per le conseguenze del tracciato originario dell'ambiente. Si è deciso quindi di interrare, si interrerà il canale nei parchi Trenno, Pertini, delle Cave e modificando anche il tracciato originario. Non è una soluzione ideale, ma è una soluzione a mio avviso che consente comunque di assicurare il flusso dell'acqua dal sito espositivo fino alla darsena e di svolgere quella funzione di cui parlavo prima, la funzione irrigua per il sistema agricolo milanese. Io personalmente avrei scelto la soluzione originaria perché l'acqua, ritengo che l'acqua sia un elemento arricchente dell'ambiente e del paesaggio. E l'acqua fa parte proprio della storia milanese, della storia lombarda. Insomma, i canali anche costruiti nell'Ottocento, nella loro sobrietà, hanno comunque un valore altamente paesaggistico. È chiaro che quello che noi dobbiamo avere a cuore, se realizziamo queste opere, è sicuramente la manutenzione, ma soprattutto la qualità dell'acqua che poi facciamo scorrere all'interno di questi canali. Quindi siamo comunque per una soluzione che prevede un deflusso regolare dal sito della darsena. Se qualcosa però ci deve insegnare questa vicenda e se vogliamo trovare un insegnamento per il futuro, è ancora per l'ennesima volta pensare che questo è il modo con cui non si devono fare le opere pubbliche, ma soprattutto le grandi opere pubbliche, almeno le grandi opere pubbliche. La lezione è che non si possono e non si devono più realizzare opere importanti, qualcuno dice senza il consenso, noi preferiamo dire senza la condivisione dei portatori di interessi, quindi il coinvolgimento quando si realizzano queste opere è necessario sia nella fase dell'ideazione, sia in quella della progettazione, sia in quella dell'approvazione. E quindi è controproducente, l'abbiamo imparato molte volte anche a nostre spese, calare dall'alto le decisioni, insomma, perché ci porta a uno spreco di tempo, a uno spreco di risorse anche economiche. Molti paesi europei questa lezione l'hanno imparata e prevedono il coinvolgimento degli stakeholder fin dalle prime fasi della progettazione. Ecco, quindi ribadiamo che invece per quanto riguarda la soluzione, noi siamo per la soluzione del canale. Meglio a vista, se non è possibile, almeno interrato. Grazie. La ringrazio consigliere Barzaghi, ha chiesto di intervenire per il gruppo della Lega Nord il presidente Romeo, ne ha facoltà. Grazie presidente, sì, questo come già detto dai colleghi in precedenza è sicuramente un tema importante, un po' complesso, questo sicuramente, e anche perché nel corso del rispetto a quella che era la previsione originaria della realizzazione quindi di un collegamento navigabile tra il canale Villoresi e il Naviglio Grande, cosa appunto che la Lega ha sempre ritenuto essere una cosa positiva fin dall'origine, purtroppo per tutta una serie di motivazioni, sia di natura tecnica che di natura economica, poi è stato abbandonato e si è andato verso altre soluzioni. Ecco, io dico però ai colleghi del Movimento 5 Stelle che questa mozione andrebbe indirizzata al Comune di Milano. Perché? Perché nella vecchia legislatura in Regione Lombardia ai tempi il collega Marcora presentò un ordine del giorno qua in Regione nel quale si chiedeva di fatto di valutare delle soluzioni alternative rispetto a questa progettualità che poi era venuta meno, come dicevo prima, del canale navigabile, ma di realizzare queste vie d'acqua. E fu votata un po' da tutta sia dalla maggioranza che dall'opposizione, quindi fu un voto bipartisan, chiedendo un po' proprio che il Comune di Milano, che la Regione facesse pressioni sul Comune di Milano perché si valutassero delle soluzioni alternative. Bene, la stessa mozione non è mai stata presentata pari pari in Comune a Milano, il sindaco e la maggioranza di Milano non hanno mai voluto discuterla, e questo è un progetto che ha portato avanti Pisapia. È il progetto del Comune di Milano su cui la Regione giustamente cosa ha fatto? Non ha fatto altro che prendere atto che questo è quello che il Comune di Milano ha voluto. Quindi non è che la Regione si mette, visto che
il passaggio è ovviamente per la maggior parte sul Comune di Milano. Il presidente Maroni, come in tante altre occasioni, non ha voluto altro che seguire quelle che sono le indicazioni che arrivano dai sindaci. Quindi oggi come oggi la Regione, con tutta la buona volontà che ci possiamo mettere, penso io, difficilmente può intervenire ormai a questo punto. Cioè, sotto questo aspetto ha ragione la collega Barzaghi, cioè ormai è tardi, a questo punto cosa dobbiamo fare? Rivediamo tutto, non si può più. Quindi forse, diciamo così, bisognava intervenire prima e comunque rivolgersi a quello che era il Comune di Milano, perché anche i nostri consiglieri l'hanno detto più di una volta. L'unica cosa che possiamo fare oggi, ed è il motivo per cui ho voluto intervenire direttamente, è magari chiedere al Movimento 5 Stelle di sostituire il deliberato, cioè togliere che non vengano più realizzate e inserire, lo dico ovviamente anche chiedendo un parere eventuale favorevole da parte dell'illustre rappresentante della Giunta che interverrà fra poco, di sostituirlo mettendo in vita la Giunta a porre in essere tutti gli strumenti di propria competenza al fine di minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione di questo progetto, con particolare riferimento ai parchi cittadini e alle aree verdi attraversati o lambiti dall'infrastruttura. E poi consegno copia ovviamente della richiesta di modifica alla Presidenza, per un motivo, perché ovviamente sappiamo che possono crearsi delle criticità che molti cittadini hanno sollevato per il passaggio di questi canali, tra l'altro in alcuni parchi urbani come il Parco Pertini, il Parco di Treno, il Parco delle Cave. E queste aree, lo sappiamo, hanno una valenza importante, l'abbiamo detto più di un'occasione, sembrerebbe dall'ultima ipotesi progettuale che i parchi vengano proprio non più lambiti come inizialmente era previsto, ma si prevedono degli interventi sotterranei e degli impatti quindi inferiori. Anche qui sarebbe più opportuno, e lo diciamo sempre anche sia al Comune che alla società, magari Expo, di dare un'informazione più precisa, più chiara agli stessi cittadini. E quindi sembrerebbe già che l'impatto sia un po' ridotto, però il fatto di poter intervenire per chiedere che venga minimizzato ulteriormente può essere una soluzione che quindi tenga conto delle richieste che sono arrivate dai cittadini, facendo presente appunto che rispetto al progetto originario cambiate che non sono state decise da Regione Lombardia. Quindi nel momento in cui, e faccio già una sorta di dichiarazione di voto, venisse accettata, sempre ovviamente prima sentendo poi cosa ne pensa la Giunta, ma dal nostro punto di vista venisse sostituito il vostro deliberato con quello che chiediamo noi, la mozione avrebbe un significato diverso e diventerebbe quindi votabile. Altrimenti il nostro voto, è inutile che vi mettete a ridere perché ho questi sorrisini qui, il nostro voto ovviamente non potrà essere che un voto contrario. Capisco, ma questo è sicuramente un dato positivo e ne prendo atto. No, c'è anche il consigliere Tizzoni, però, da questo punto di vista, che mi sta ascoltando attentamente perché è interessato al tema. Però appunto l'unica soluzione è questa, se no il nostro voto è inevitabilmente un voto negativo. Grazie. La ringrazio, Presidente Romeo. Ha chiesto di intervenire per il gruppo Patto Civico il consigliere Castellano, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Io ritengo che in merito alla mozione 191 siano necessari davvero alcuni chiarimenti. Il canale scolmatore denominato Vie d'Acqua, che dal Villoresi attraverso il sito Expo giungerà fino al Naviglio Grande, era contenuto nel dossier della candidatura di Milano nel 2008, sebbene, come giustamente evidenziato dalla mozione, si sia giunti a una revisione del progetto iniziale divenuto troppo oneroso, e fin qui siamo tutti d'accordo. Il Movimento 5 Stelle sostiene che la revisione del progetto non sia stata comunicata alla cittadinanza e alle associazioni specifiche di quartiere. Sinceramente non mi ritrovo con questa affermazione, che mi sembra alquanto singolare, perché ricorderete che in data 24 gennaio 2014 si è tenuto un incontro con i comitati sul tema a Palazzo Marino con i rappresentanti Expo, preceduto da un'altra assemblea popolare del 21 gennaio. È strano quanto dite, perché lamentate una chiusura da parte del gruppo Expo che sarebbe avvenuta in data 8 gennaio 2014. Inoltre, quanto al tema dell'intangibilità dei parchi, è evidente che i parchi subiscono un minimo impatto nella costruzione del previsto canale scolmatore. Io davvero non capisco
questo il tema dell'intangibilità dei parchi. Mi chiedo come sia possibile che il Movimento 5 Stelle, per esempio, ammetta lo scempio compiuto delle discariche abusive nel territorio del Parco delle Cave dagli anni Ottanta e nello stesso tempo lo ritenga inviolabile. Sarebbe più utile esigere la bonifica del parco anziché questa tutela tout court di un'opera che, ripetiamo ancora una volta, e noi siamo molto attenti al tema ambientale, non riteniamo che crei danno ai parchi. Il progetto non è stato sottoposto a VIA, altro chiarimento, proprio perché la revisione del progetto stesso ha portato a una reale modifica di modesta entità e l'allusione a una procedura illegittima ci sembra alquanto pretestuosa. Ricordo al Movimento 5 Stelle che il BIA ha individuato il canale come fondamentale per la realizzazione del sito Expo, poiché è necessario per il sistema di raffreddamento del sito. Infine, per quanto riguarda la procedura della gara d'appalto, ricordo che non solo Giuseppe Sala, commissario unico Expo, il 23 luglio ha affermato che non esistono i presupposti per la risoluzione del contratto, non solo, ma anche Raffaele Cantone non ha riscontrato violazioni di procedure. Sappiamo, ed è noto a tutti, che il Movimento 5 Stelle è contrario ad Expo, ed è una posizione del tutto legittima, per cui sarebbe dignitoso e libererebbe da perdite di tempo evitare di proporre una mozione per ogni progetto connesso o associato ad Expo. E inoltre appare singolare come il Movimento 5 Stelle si agganci a un movimento minoritario di persone che stanno protestando, anche ostacolando dei lavori per un'opera importantissima e con un appuntamento rispetto al quale abbiamo dei tempi stringenti. Allora io inviterei i colleghi di 5 Stelle a una riflessione anche su questo tema qua. Vi ho appena detto e le date ci danno ragione che ci sono stati tutti i confronti possibili e immaginabili e che le persone che si rivoltano anche con modi poco urbani contro questo progetto sono comunque una minoranza. Anticipo qua il voto contrario a questa mozione del Patto Civico. Grazie. La ringrazio, consigliere Castellano. Ha chiesto di intervenire per il gruppo misto. Presidente Baldini ne ha facoltà, dell'ultimo intervento in discussione generale. Grazie Presidente, io mi trovo d'accordo con il Movimento 5 Stelle perché quello delle vie d'acqua è un progetto sicuramente borderline e probabilmente tantissimi aspetti sono stati presi sotto gamba. Quando si pensa a realizzare qualche cosa del genere, adesso mi trovo d'accordo con quello che ha detto anche Romeo, che dire ormai effettivamente è tardi, si dovrebbe essere molto lungimiranti e non fermarsi a una teoria che è fissata su un foglio di carta. Sono canali artificiali, sono canali piccoli, sono canali che hanno una funzione meramente estetica, sono situazioni che le vie d'acqua quindi non mi convincono assolutamente, anche perché l'acqua va rispettata. Non dobbiamo dimenticarci quello che è successo con il Seveso e quello che potrà riformarsi con il Seveso, anche se sono canali piccoli, possono in determinate condizioni climatiche realizzarsi poi dei grandi problemi. E poi un'altra cosa, dobbiamo pensare alla manutenzione, perché questa deve essere fatta poi negli anni a venire. Comunque non mi sembra che il progetto possa stare in piede, che il ritardo sia sotto gli occhi di tutti i cittadini, ma anche lo stesso Presidente Maroni ieri ha sollevato delle forti perplessità sul fatto che le vie d'acqua possono essere portate a termine con la scadenza dell'Expo. Quindi come gruppo misto Popolari per l'Italia sono favorevole alla mozione. Grazie. La ringrazio Presidente Baldini. Allora, stiamo proiettando la richiesta di modifica da parte che ha presentato prima il Presidente Romeo. Chiedo immediatamente al proponente, il consigliere Buffagni, se accetta questa modifica oppure no. Ma la risposta posso motivarla, Presidente? Assolutamente. Ecco, noi non accettiamo per un motivo logico, che qui forse non sono stato in grado di spiegare il problema e evidentemente chi è intervenuto non lo ha approfondito. Perché qui ci sono stato un declassamento delle aree, il sottosegretario Sala lo sa bene, cioè declassamento vuol dire che c'è un parco, noi abbiamo
amministrativamente trasformato quest'area da parco, l'abbiamo declassata ad area industriale. Questo cosa significa? Significa che per bonificare quell'area sono necessari interventi diversi perché ci sono delle soglie di tutela differenti. Quindi è inutile andare a parlare di cercare di minimizzare gli interventi. Questa è una cosa che non ha senso. Poi mi riservo in dichiarazione di voto di spiegare anche tutte, dare magari risposta a qualcuno che come al solito interviene leggendo i giornali ma non i documenti. Però davvero non possiamo accettare una cosa che è una mediazione al ribasso che servirebbe al nulla. Apprezzo la disponibilità, apprezzo l'intervento della collega Baldini, però è evidente che è un controsenso, se ci sarebbe da parte nostra un controsenso accettarla. Grazie. La ringrazio, consigliere Buffagni. Per la giunta la replica del sottosegretario Sala, prego, ne ha facoltà. No, velocemente per dire che eravamo come giunta sicuramente favorevoli alla proposta Romeo, che però sicuramente dà un indirizzo diverso alla mozione. La mozione ha come la richiesta quella di impegnare la giunta a far sì che non venga realizzato il progetto. Questo io dissi già in occasione di un'interrogazione che è impossibile da parte della giunta, perché la fase in questo momento è esclusivamente una fase attuativa, dove però Regione Lombardia aveva espresso già nei mesi precedenti la disponibilità a rivedere quanto si dovesse rivedere per attenuare l'impatto ambientale dell'opera. E ricordo che l'ultimo atto di indirizzo politico, se così si può definire, è la lettera del Presidente Maroni alla società, nella quale dice che il progetto di variante deve essere valutato dal Consiglio di Amministrazione di Expo S.p.A. Quindi la società, il soggetto che in questo momento porta avanti il progetto è Expo S.p.A., che poi dopo abbia dato gestione e quant'altro sulla parte nord al Consorzio Esticino-Villorese e la parte sud a Metropolitana Milanese in fase di attuazione. Quello a cui si riferisce il consigliere Buffagni, interpreto, perché forse mi pare di aver capito, è la assoggettabilità sotto l'aspetto della caratterizzazione della bonifica dei territori, che è una questione non politica ma tecnica, e che probabilmente, se ha la necessità, lo valuterà in sede tecnica. Io mi limito alla parte di indirizzo della giunta. Sotto il profilo politico oggi non è possibile, Regione Lombardia non è non può assolutamente pensare di bloccare questo progetto, uno perché comunque è contrario agli indirizzi passati, ma soprattutto perché in questo momento si trova in fase di attuazione e il nostro ruolo è esclusivamente quello tecnico di fornire pareri sulle eventuali varianti o sulle procedure sull'attuazione in termine tecnico. Quindi, non avendo accolto la modifica del consigliere Romeo, il presentatore della mozione, evidentemente il parere della giunta è contrario sul testo attuale. La ringrazio, sottosegretario Sala. Apro quindi le dichiarazioni di voto. Il testo rimane quello presentato dal consigliere Buffagni. Chi volesse intervenire può farlo in questo momento, le iscrizioni sono aperte. Per ora ho tre iscritti. Prego, iniziamo dal Presidente Decorato. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io ero tentato di votare a favore di questa mozione. Perché? Perché il vero progetto delle vie d'acqua è quello che fu licenziato nel 2008, che è tutt'altra cosa rispetto a quello che è stato poi mano a mano ridotto e che è una burletta rispetto al vero progetto delle vie d'acqua che era stato licenziato dall'amministrazione precedente, e cioè dall'amministrazione Moratti. Però anche qui dobbiamo intenderci, consigliere Buffagni. Io auspico che il suo collega Calise presenti una identica mozione in Consiglio Comunale a Milano, perché questa non è una sede dove decidere. La sede vera
è il Comune di Milano, che ha fatto un pasticcio di proporzioni mondiali su questa vicenda, mondiali, perché noi andremo a finire con Expo, con questa vicenda a livello mondiale, perché quando si licenzia un progetto di questo genere, che era stato licenziato dalla precedente amministrazione, è avallato successivamente dall'attuale amministrazione, perché è stato avallato quel progetto, allora ci vuole un approccio diverso con il territorio, come viene chiamato, cioè va spiegato nei consigli di zona, andava spiegato ai comitati, andava spiegato alle associazioni, invece è stato preso e buttato lì, e la reazione è quella che abbiamo visto in questi due anni, in Ocanal, ovviamente, che sono sorti di chi sono amici in Ocanal, miei no, della mia parte non fanno parte, certamente probabilmente sono amici di qualche partito che, voi siete, non siete mica solo CSL, no? O no? C'è Rifondazione Comunista pure nella vostra giunta. E allora, consigliera Castellani, c'è anche un po' di no canal che fanno parte anche, perché voi prendete tutto, i sì ai canal e i no canal, tutto, fate di tutto di più. Per cui dentro di voi ce n'è uno e l'altro. Io non è che sto dicendo cose non vere, basta andarle a vedere chi sono i no canali. Si capisce da che parte stanno, legittimamente, sono anche del Movimento 5 Stelle, per carità, ma dire che voi non c'entrate niente con il no canale è una fesseria, mi perdoni. State insieme, tutti insieme, tutti, amorevolmente insieme. Quindi a questo punto io, consigliere Buffagni, voterò contro, perché piuttosto che niente, diceva quello lì, meglio piuttosto. Cioè quel progetto lì, sì, che poi, per carità, non è a Castellano, appartiene a quelli dei sì canal, non a quelli dei no canal. I no canal sono dell'altra parte. No, ma l'hai detto tu, no? Nella tua dichiarazione, io non ho... Presidente Decorato. Le cose che ha detto la consigliera Castellano. Sì, si rivolga alla presidenza però, non al consigliere per Castellano. Questa questione è un progettino. Io mi veniva di votare con, perché è una roba ridicola questa roba qua. Fa ridere. Rispetto a un progetto che era di bene... Lo stesso sindaco di Milano l'ha detto. Io devo dire che poi, se mea culpa l'ha fatto qualche giorno fa, ha detto il progetto originario era un progetto degno di tale nome. Ha detto lo stesso sindaco di Milano, per cui io non ho, però ecco, la contraddizione che c'è nella giunta comunale di Milano tra sindaco e PD da una parte e poi dall'altra parte centri sociali, SEL, rifondazione, è una contraddizione che viene fuori da tutta la vicenda dei no canal, per cui piuttosto che niente, meglio, lo dico in italiano, meglio piuttosto, e per cui io voterò contro questa mozione. Perché, ripeto, i no canal mi sembrano un po' allo sbando anche in questa vicenda, perché prima hanno fatto i cortei, poi c'è venuto a dire che Maltauro è stata commissariata, Cantone l'ha validata, per cui non c'è più il problema Maltauro. C'è solo un problema di aver distrutto un progetto, un grande progetto delle vie d'acqua, perché poi a Milano gli stessi ambientalisti chiedono di riaprire, gli stessi non canali sono quelli che chiedono di riaprire i Navigli, perché poi chi viene a chiederci di riaprire i Navigli sono gli stessi ambientalisti che dall'altra parte dicono no, i canali no, ma però riapriamo i Navigli. Quindi questa è una somma di contraddizioni, perché sono gli stessi ambientalisti che fanno il referendum e che chiedono di riaprire i Navigli a Milano. Quindi non si vogliono le vie d'acqua al Parco delle Cave o al Parco Pertini, però si vuole riaprire i Navigli nel centro di Milano. Quindi è una bella storia, ripeto, che è inutile, sulla quale è inutile continuare a dilungarci, perché tanto questo progetto ormai è ridotto ai minimi termini, per cui quello che si farà sarà una minima parte e sarà la ridicolizzazione del progetto originario, che era il vero progetto per il quale Milano non avrà nemmeno per l'Expo
un collegamento con le vie d'acqua, qual è quello che prevedeva il progetto del 2008. Grazie. La ringrazio, Presidente De Corato. Ha chiesto di intervenire per il gruppo del Partito Democratico il consigliere Davoglio, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Ma sinceramente non so chi sono, di chi sono amici No Canal. So che ieri sera sono venuti a protestare in un modo molto organizzato alla festa provinciale del Partito Democratico, quindi contestando sia il Presidente Maroni, ma contestando anche ovviamente il Partito Democratico. Poi comprendo che un partito del 40% possa avere delle opinioni diverse al suo interno, non credo che, seppur l'ambizione del nostro partito è di essere un partito maggioritario, sia quello di fare le proteste contro noi stessi nonostante siamo al 40%. Detto questo, io credo che le buone spiegazioni e le buone argomentazioni di tutti gli interventi che mi hanno preceduto, credo in modo particolare del consigliere Barzaghi, ma anche della stessa consigliere Castellano, motivano perché il Partito Democratico non possa, voglio dire, esprimere un giudizio positivo su una mozione che chiaramente, ed è giusto per chi fa opposizione, è meramente strumentale, che non ha più nessuna possibilità di modificare nulla rispetto ai tempi e rispetto alle modalità con cui il percorso è stato avviato. Poi comprendo anche che la mozione è datata febbraio 2014 e che forse è discussa un po' prima, ma non credo che avrebbe risolto il problema, si sarebbe risolto il problema nel mese di febbraio. Io credo che oggi qualsiasi accorgimento, in questo poteva essere interpretato in modo positivo anche la modifica che chiedeva il capogruppo Romeo, che possa essere utile per salvaguardare, come dire, nell'intervento di dettaglio l'aspetto ambientale di questi corsi d'acqua, sia, come dire, ben venga. Per il resto è ovvio che, non accettando neanche la modifica e confermando la volontà espressa chiaramente di Noespo, che li porta a motivare una serie di cose, comunque a priori non possiamo minimamente prendere in considerazione questa mozione in termini positivi e ovviamente il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie. La ringrazio, consigliere Davoglio. È l'ultimo iscritto in dichiarazione di voto, il presentatore della mozione, il consigliere Buffagni, ne ha facoltà. Grazie Presidente, intanto colgo l'occasione per chiedere il voto per appello nominale a nome mio, del consigliere Corbetta, Violi, Fiasconaro e Macchi. Poi partirei rapidamente, eravamo quasi riusciti a convincere il Presidente De Corato, caspita, c'eravamo quasi sufficiente, miglioreremo. La mozione a Milano è stata presentata, è che abbiamo delle difficoltà probabilmente di calendarizzazione, anche perché abbiamo un consigliere, qua siamo in 9, capisce che i pesi sono diversi. Facciamo rapidamente ordine. Allora, declassamento dell'area, avessimo accettato la modifica che diceva Davoglio del Presidente Romeo, il problema di via Quarenghi rimaneva uguale, quindi non è necessaria una mozione di questo genere, basterebbe non fare le operazioni, tra virgolette, sporche, che sono state concesse ai poteri connessi al ruolo di commissario unico, che è commissario unico che controlla quindi l'amministratore delegato che è se stesso, quindi i paradossi all'italiano, basterebbe semplicemente far quello. Siccome è urgente fare quell'intervento che esula dal progetto delle vie d'acqua, quindi esula da questo troppo tardi mi viene a dire un'espressione volgare, non è il caso di usare qui, ma di cosa stiamo parlando? Troppo tardi di che? Si poteva intervenire, Cantone lo poteva fare, ma c'è un problema. Ipotizziamo che veniva revocato l'appalto. Chi finiva il lavoro? Non c'erano i tempi tecnici, allora non diciamo che non si poteva fare, non si è voluto fare, e qui è una scelta anche politica, non nascondiamoci, il progetto prevedeva un intervento da 50 milioni, allora noi cosa facciamo? Beh, non si può fare, 50 milioni li spendiamo lo stesso, facciamo una porcheria, e vabbè, poi facciamo la spending review, cioè questo è il problema, e che non vogliamo ammettere per difendere gli interessi politici di un partito che oggettivamente oggi governa Milano, che ha ribadito, come ha detto anche Decorato, ha accettato un progetto che derivava dall'amministrazione precedente, quindi in perfetta continuità. Stiamo facendo un'analisi di fatti, non di valutazioni. No Canal,
ieri noi non eravamo alla manifestazione, sono dei cittadini liberi, non vicini a partiti o movimenti, di certo non a noi, noi avevamo i nostri impegni, io ero in consiglio comunale a Bresso, quindi se permetti, io di certo non vado a contestare in quella sede, ma sono stato mandato qui a contestare in questa sede. Quindi risoluzione contratto, costi inutili, quindi noi ribadisco, stiamo accettando dei costi inutili e ribadisco il tardi, io questo lo uso, questa dichiarazione di voto che ovviamente noi voteremo favorevolmente, per ribadire a coloro che non hanno ancora capito qual è il problema di base, che il tardi cosa significa? Quell'opera non verrà fatta per Expo, mettetevelo bello chiaro in testa. Quindi non è una questione di tardi, è un'opera che non si fa, un appalto dato e non verrà realizzato quell'appalto, verranno fatte delle modifiche a un appalto e quindi non mi si venga a raccontare fregnacce, e scusate il termine ma rende l'idea, perché stiamo parlando di cose diverse, qui ci si nasconde dietro interventi, articoli di giornali e non si capisce di che cosa si sta parlando. Stiamo buttando una marea di soldi pubblici, non si capisce per quale motivo. Perché quell'intervento della modifica del canale che andrà all'Olona non è nel progetto. Ribadisco anche che esisteva già un canale che passa all'interno dei parchi e che non è stato preso in considerazione. Cioè esiste già un canale, si poteva utilizzare quello, ovviamente noi non vogliamo farlo. Chiudo rispondendo alla collega Castellano. Noi dobbiamo chiedergli la bonifica dei parchi, basterebbe rispettare la normativa. Se gli interventi venissero fatti senza modifiche di declassamenti di aree, quelle aree dovrebbero essere bonificate senza l'intervento della politica, ma come diceva il sottosegretario Sala, basta l'aspetto tecnico. Ma siccome è stato dotato il commissario di poteri straordinari per andare in deroga su tutta la normativa, praticamente si usa il potere quando si fa comodo e quando invece il potere non ci fa comodo ci nascondiamo e ci arrocchiamo su posizioni di problemi tecnici. Allora noi di essere presi in giro non ci sta, noi semplicemente siamo venuti qua a parlare di contenuti, nessuno ha ribadito sui contenuti e questa è la cosa che mi dà più fastidio e quindi per cortesia lezione di morale fatecele su altri temi dove dite che facciamo i populisti, ma non su questo tema, perché sulla coscienza e quei 50 milioni e questo alto livello di corruzione ce l'avete voi, non noi. Grazie. Ringrazio consigliere Buffagni, passiamo quindi in votazione per appello nominale della mozione 191 presentata appunto dal gruppo 5 Stelle. Io chiedo ai consiglieri di entrare, almeno quelli che sono all'esterno dell'aula, almeno per chi volesse votare. Apro quindi la votazione, mozione 191. Votazione per appello nominale. La votazione è chiusa. Favorevoli 8, contrari 49, astenuti 1. Il Consiglio non approva.